Joker è tornato, fedelissimo del gol e specialista nelle promozioni, Simone Corazza torna nuovamente in Serie B, quest'anno con la maglia dell'Alessandria, che la stagione scorsa è riuscita a riportare in cadetteria. Si presenta all'esordio con una tripletta contro il Benevento. Oggi parleremo di Simone Corazza come uno dei marcatori più incisivi di questa Serie B e raccontiamo qualche aneddoto da campo, ma soprattutto fuori dal campo. Simone Corazza, ciao. Benvenuto a Serviz Live. Ciao. Quale miglior luogo se non il campo per iniziare la nostra chiacchierata? Va bene, andiamo. Simone, ti sei presentato all'esordio con una tripletta contro il Benevento. Che effetto fa lottare al vertice della classifica marcatori in una squadra neopromossa? Beh, sicuramente fa un motivo di orgoglio, è una cosa che forse non mi aspettavo neanch'io, però sono molto contento del lavoro perché comunque arriva tutto da grande sacrificio, da un grande lavoro dietro e sicuramente devo ringraziare anche tutti i miei compagni perché senza di loro non sarei lì, quindi è molto, molto importante e mi fa veramente essere, insomma, soddisfatto, esatto. E tra le altre cose, quest'anno la classifica marcatori è intitolata Paolo Rossi e questo per te rappresenta uno stimolo in più per vincerla? Beh sì, sicuramente, perché comunque per l'attaccante il gol è ossigeno puro, quindi segnare fa sempre bene e ti fa tirare sempre fuori quel qualcosa in più durante la partita. È chiaro che però prima di quello c'è un'altra classifica che è molto più importante per noi e che dobbiamo conquistarci sul campo. E a Reggio Calabria tu hai avuto la tua miglior stagione, hai segnato 15 reti. Quest'anno siamo appena al giro di boa e già hai segnato 10 gol. Tra gli obiettivi c'è quello di battere il tuo record? Sì, quello sì, perché comunque per un attaccante migliorarsi sempre è sempre un obiettivo in testa. Però come dicevo prima, quest'anno specialmente dobbiamo conquistarci la salvezza e poi dopo tutto il resto verrà da sé. Il tuo soprannome calcistico è Joker, ci racconti perché e soprattutto quando è nato? Beh, è nato a Reggio Calabria e prima di una partita e da lì insomma c'è stato questo gioco tra Joker insomma e l'antagonista e quindi da lì poi me lo sono portato dietro, è andato tutto bene, quindi sarò sempre legato a questo porta soprannome. Porta fortuna. Esatto. E invece prima di Reggio esultavi in qualche altro modo? No, prima sempre in modo spontaneo, con braccia alzate, una corsa verso i compagni, verso la curva. Però curiosità un po' più. Esatto, però poi da lì mi è venuta questa cosa di avvicinare le dita alla bocca come nel film e poi certo. Da lì in avanti è stato tutto. E curiosità, sempre rimanendo in tema esultanze, c'è qualche rito scaramantico che fai prima di una partita o non ci credi? Sì, non so quanto tempo abbiamo perché ne avrei da raccontare, però per non far perdere d'efficacia preferisco tenerli per me, quindi non posso svelare altri particolari. Nella tua vita hai conquistato 3 promozioni dalla Serie C alla Serie B, Novara, Regina e Alessandria. Ce n'è una che ricordi come più emozionante delle altre? No, le ricordo bene tutte e tre, ma più emozionante no, perché ognuna e poi ogni anno ha una storia a sé, ha una sua importanza, quindi le porterò sempre nel mio cuore perché poi ho incontrato amici, giocatori, dirigenti che mi hanno sempre dato una mano, i tifosi soprattutto, quindi una in particolare no, però sono tutte e tre veramente importanti e me le tengo strette. E per quanto riguarda l'Alessandria, dopo 47 anni l'hai riportata in cadetteria e questa vittoria ha un po' coinvolto tutta la città. C'è qualche aneddoto particolare che ti ricordi, qualche emozione un po' più forte delle altre? Beh, emozioni forti sono state tante perché, insomma, come hai detto tu, dopo così tanti anni riportare una squadra, una città e i suoi tifosi in Serie B è qualcosa di magico e insomma è stato bello viverlo perché sentivi veramente squadra e città insieme in un'unica cosa e quindi è stata un'emozione pazzesca. Ed è stato automatico rimanere ai grigi, forse per conquistarti il posto da titolare? Sì, c'era, diciamo la verità, c'è stata qualche voce di mercato all'inizio, però la mia volontà è sempre stata quella di restare qui perché volevo appunto conquistarmi la Serie B e provare a giocarmela con tutte le mie forze, anche perché durante la mia carriera ne ho avute poche di possibilità e quest'anno volevo giocarmele tutte, volevo dimostrare, insomma.
Chi meglio di te conosce la gavetta? 8 società in 11 anni, tante in Serie C, 2 infortuni gravi. Credi che questo però sia servito, ecco, per emergere? Sì, magari saltando gli infortuni sarebbe meglio, quello sì. Però diciamo che sì, ho fatto tanta gavetta, come dicevi tu, e sicuramente mi è servita per arrivare dove sono. Quindi sono soddisfatto del mio lavoro, del mio percorso. E insomma, ho passato anche questi 2 anni difficili, tra l'altro 2 infortuni, uno dietro l'altro, nel 2017 e nel 2018. Però devo dire che mi hanno rafforzato, mi hanno fatto tirar fuori quel qualcosa in più, quella voglia di dimostrare, di non darmi per reso, e quindi sono contento e soddisfatto di essere qui. E invece c'è qualche tuo collega che ha fatto più o meno il tuo percorso e adesso si ritrova come te tra i protagonisti della Serie B? Beh, penso che ce ne siano tanti, comunque ci sono ottimi calciatori e adesso mi scontro anche con grandissimi avversari, quindi sicuramente ce ne sono. E toglimi un'ultima curiosità per quanto riguarda la gavetta: è meglio partire da una grande squadra oppure sporcarsi un po' di più i tacchetti all'inizio? Ma secondo me il giusto mix è l'ideale, perché comunque è chiaro che allenandoti sempre con campioni e subito con grandi squadre magari cresci più in fretta, però c'è anche il rovescio della medaglia, che ti devi far trovare subito pronto. La gavetta comunque aiuta e per me è stato così, e quindi sono contento e soddisfatto del mio percorso fatto finora. Dei tacchetti sporcati. Esatto. Ripercorrendo la tua carriera, parliamo di gol. Qual è stato il più pesante? Beh, il più pesante è stato sicuramente quello fatto con la maglia del Novara nel 2015, che ci portò poi a vincere il campionato nella partita contro il Lumezzane. Un campionato molto difficile, mi ricordo, un testa a testa, e vincemmo appunto quella partita che ci permise poi di portare a casa il titolo. E invece il più bello, il più emozionante? Più bello e emozionante direi quello a Reggio, fatto nel derby contro il Catanzaro, anche lì una partita molto sofferta. Mi ricordo verso l'87esimo, arriva un cross di testa, palla contesa, insomma un'emozione fortissima, anche perché davanti a 15.000 spettatori, insomma, di sera, un'emozione particolare. E invece da un punto di vista tecnico, quello che consideri più difficile? Dal punto di vista tecnico, beh, direi o quello contro il Lecce di quest'anno, è stato un tiro in diagonale con la palla che rimbalzava, anche lì avevo veramente poco spazio e la palla si è infilata giusto nell'angolino, l'unico che non copriva il portiere, quindi direi quello. Quella dell'Alessandria è una piazza ambiziosa. Con quali obiettivi siete partiti? Beh, siamo partiti intanto dalla salvezza, perché comunque è un campionato così difficile, forse non lo si vedeva da anni in Serie B, e noi da neopromosso ovviamente dobbiamo puntare a quella, però senza porci obiettivi e spingendo al massimo e conquistando punti domenica dopo sabato o dopo sabato. E invece, ritornando in Serie B, che campionato hai trovato? Come dicevo, un campionato complicato perché sono salite, sono scese squadre di alto livello, e quindi era da parecchi anni che non mi ricordavo un campionato così competitivo in questa categoria. Equilibrato, insomma. Sì, sì, molto equilibrato, perché si sa, fino alla fine la seconda può vincere, può perdere contro l'ultima, insomma c'è sempre questo scambio, e quindi dovremmo essere bravi noi a mantenere alta la concentrazione. Parliamo del tuo tecnico Moreno Longo, che è noto appunto per valorizzare i suoi ragazzi, e vediamo anche l'esperienza al Toro. Quest'anno con l'Alessandria, che rapporto ha con voi, come si pone anche nel lavoro quotidiano? Hai notato questo aspetto? Sì, è un ottimo mister, e diciamo che l'anno scorso specialmente ci ha dato una mano incredibile, perché è stato un campionato veramente difficile, eravamo indietro di diversi punti e insomma un recupero così insomma non l'avevo mai visto. Siamo stati bravi dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista mentale, e in questo lui ci ha dato una grande mano. Parlando di vita privata, nel tuo tempo libero sappiamo che ti dedichi prettamente ai tuoi figli, ai due figli piccoli. E invece, se parlassimo di TV, di serie TV, se accendessi Netflix ora, cosa guarderesti? Ora
sto riguardando serie che avevo già visto, che mi sono piaciute un sacco, tipo Narcos, quel genere lì mi piace. Ok. Sì, sì. E spaziamo sulla musica. Se dovessi... A te piace la musica rock? Sì, sì, sì. Se dovessi descrivere l'Alessandra, il tuo rapporto e la tua stagione qui con una canzone, quale sceglieresti? Beh, tra tutte, specialmente per il trascorso e l'anno scorso, come è stato vissuto e quello che abbiamo fatto, metterei Heroes di David Bowie. E invece una canzone che potrebbe descrivere un po' la tua vita? Siccome sono appassionato dei Doors, metterei Roadhouse Blues, quella è la mia preferita. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo Grazie. Campionato. Grazie. E noi ci vediamo su Elbeats Live con la stagione che ricomincerà a breve.